Buongiorno agli eroi e alle eroine. Io onestamente pensavo che non veniste, ma invece mi devo solo complimentare. Questa mattina noi affronteremo il testo di Luca dal capitolo 5 al capitolo 6, due capitoli. Naturalmente questi due capitoli contengono parecchio materiale, proviamo a vederlo velocemente, senza leggerlo tutto, perché poi casomai leggeremo i singoli brani che prendiamo in considerazione. Se avete sotto mano il testo biblico potete notare che dal capitolo 5, versetto 1 all'11, viene narrata la vocazione dei primi discepoli, però viene narrata in maniera molto più articolata e complessa di quanto noi possiamo ascoltare dal Vangelo di Marco. Il Vangelo di Marco dice che Gesù era lungo la riva, vide due fratelli, li chiamò, poi ne vide altri due, li chiamò e fine della trasmissione. Se invece voi leggete questa prima parte del capitolo 5 del Vangelo di Luca, la cosa è andata così, ma in forma, ripeto, molto più articolata, perché Gesù chiede a dei pescatori che lo portino sulla barca perché c'era tanta gente sulla riva. Allora lui dal mare, qualche metro distante dalla spiaggia, predica. Poi concede a questi pescatori di pescare, anche se questi pescatori hanno detto durante la notte non abbiamo preso niente, e invece su ordine di Gesù buttano le reti e dice quasi si rompevano. Al versetto 6. Naturalmente chiedono aiuto alla barca dei compagni e poi quando questa pesca è finita, Pietro si mette davanti a Gesù e dice: allontanati da me perché sono un peccatore. E Gesù dice quella famosa frase: non temere, d'ora in poi sarai il pescatore di uomini, frase che conosciamo, e tirando le barche a terra lasciarono tutto e lo seguirono. Quindi, come notate, Luca in questo caso è molto più preciso che non Matteo e Marco. Luca infatti aveva detto di fare ricerche accurate prima di scrivere, e probabilmente deve aver interrogato qualche garzone di Andrea, di Pietro, di Giacomo e di Giovanni, e quindi è riuscito a ricomporre il quadro esatto. Subito dopo, noi abbiamo la guarigione di un lebbroso, capitolo 5, versetto dal 12 fino al 16, e immediatamente dopo la guarigione di un paralitico, dal 17 al 26. Questi due miracoli possono essere intitolati non solo semplici gesti terapeutici, lo vedremo dopo, ma sono gesti che manifestano chi sia la persona di Gesù. Immediatamente dopo la guarigione del paralitico, noi abbiamo la chiamata di Levi, però cominciano alcuni problemi. In questo caso, subito dopo la chiamata di Levi, Levi per riconoscenza probabilmente chiama Gesù a pranzo e inizia le critiche degli scribi, dei farisei, di tutta questa compagnia che conosciamo, i quali dicono: ma come fa costui a mangiare con i peccatori? Un rabbino non poteva farlo. Subito dopo, accanto a questo problema del mangiare con i peccatori, alla fine del capitolo 5 viene fuori il problema del digiuno. Perché i tuoi discepoli non digiudano come i discepoli di Giovanni?
E poi, sempre che Gesù sia piaciuto fare il provocatore, abbiamo due brani, uno riguarda il digiuno, l'altro riguarda la guarigione il giorno di sabato, ma queste spighe strappate avvengono il giorno di sabato. E quindi anche qui il problema del sabato. Perché permetti ai tuoi discepoli di infrangere il sabato e perché tu lo infrangi? Quindi dalla linea 26 alla linea 28 voi avete tre problemi che erano molto sentiti dalla cosiddetta spiritualità farisaica: mangiare con i peccatori, il digiuno, il sabato. Subito dopo avete la scelta dei dodici, che vuol dire che Gesù aveva già un bel gruppo di discepoli. Da questo gruppo lui ne sceglie 12 e avete l'elenco. Chiude il nostro testo il discorso della montagna di Luca. È un discorso della montagna piccolo. Noi siamo abituati, quando parliamo del discorso della montagna, ad avere davanti la lenzuolata di Matteo. Matteo ha tre capitoli, 5, 6 e 7 sono lunghi. È un discorso molto impegnativo. Qui invece il discorso della montagna, che non è della montagna perché Luca, andate al capitolo 6, versetto 17, Luca fa fare il discorso a Gesù in un luogo pianeggiante. Allora comprendiamo che Matteo di proposito mette Gesù in un'altura perché c'è il parallelo fra Mosè e Gesù. Mosè sale sul monte per avere le tavole della legge, Gesù sale su un'altura per proclamare le beatitudini. C'è questo parallelo. Luca invece, che fa lo storico, in questo caso dice no, si trovava in un luogo piuttosto pianeggiante. Certamente se voi andate in Palestina, vicino al lago di Genezaret, non è che ci siano luoghi pianeggianti, proprio non ce ne sono. Ci sono declivi dolci, ma non luoghi pianeggianti, perché è circondato da montagne il lago. E quindi è molto facile equivocare, dire luogo pianeggiante, noi pensiamo alla pianura, no? È un clivo dolce. Matteo invece questo clivo dolce dice, beh, lui si è posto nella parte più alta della montagna. È facile dunque dare un'interpretazione di questo genere. Questo discorso della montagna di Luca, vi dicevo, è piccolino e non ha tutti quanti quei temi che ha invece Matteo. Proviamo a dare un'occhiatina a questo discorso della montagna breve. Linea 32-38. Primi versetti, noi abbiamo cominciato a leggere proprio il primo versetto dello scenario introduttivo, viene seguito dalla presa di parola di Gesù, il quale anche qui comincia subito con le beatitudini, ma sono solo 4, non sono 9. Queste 4 beatitudini sono seguite da 4 guai. Questi guai non sarebbero altro che le beatitudini a rovescio. Se chi è povero è beato, chi è ricco non è beato. Subito dopo, voi avete un brano abbastanza breve sull'amore dei nemici. Si parla di amare, ma in questo caso solo i nemici. Non si fa un discorso che dica si ama tutti, compresi i nemici, no, qui la sottolineatura è proprio su chi ci è contrario. Subito dopo c'è un piccolo brano sulla misericordia, seguito da un brano sulla correzione fraterna. Pagliuzza, trave, il brano lo ricordate. E poi, come penultimo testo, un testo interessantissimo, i frutti fanno conoscere gli alberi.
E quindi è come se Gesù dicesse: via tutti i pregiudizi, guardiamo le cose concrete. Chiude il discorso una raccomandazione, una paremesi, come in Matteo: chi ascolta la parola costruisce la casa sulla roccia. L'argomento è identico in Luca, anche se con qualche piccola variante, e si chiude così. Il discorso della montagna autentico è questo. Matteo lo ha ampliato con altro materiale risalente al Gesù storico, ma che Gesù non ha pronunciato in quella circostanza. Noi cosa faremo questa mattina? Non faremo tante cose perché il tempo è ristretto. Faremo la linea 25, la guarigione di un lebbroso e di un paralitico. Alla linea 28 toccheremo il problema del sabato. E dentro al discorso della montagna prenderemo in considerazione il brano che riguarda l'amore dei nemici e il brano che riguarda la misericordia. Ho fatto questa scelta perché tutti gli altri testi, per dritto o per traverso, li conosciamo già abbastanza bene. Non si può dire che questi, o almeno alcuni di questi che sono stati scelti, già non lo conosciamo, però vi accorgerete che ci sono delle sorprese. Come capita sempre quando si legge con attenzione il testo biblico. Andiamo a Luca, capitolo 5, versetto 12. Mentre Gesù si trovava in una città, ecco un uomo coperto di lebbra lo vide e gli si gettò dinanzi pregandolo: Signore, se vuoi, puoi purificarmi. Gesù tese la mano e lo toccò dicendo: lo voglio, sii purificato. Immediatamente la lebbra scomparve da lui. Le ordinò di non dirlo a nessuno. Va invece a mostrarti al sacerdote e fa l'offerta per la tua purificazione come Mosè ha prescritto, a testimonianza per loro. Di lui si parlava sempre di più e folle numerose venivano per ascoltarlo e farsi guarire dalle loro malattie. Ma egli si ritirava in luoghi deserti a pregare. Un giorno stava insegnando, sedevano là anche dei farisei e maestri della legge venuti da ogni villaggio della Galilea, della Giudea e da Gerusalemme. E la potenza del Signore gli faceva operare guarigioni, ed ecco alcuni uomini, portando su un letto un uomo che era paralizzato, cercavano di farlo entrare e di metterlo davanti a lui. Non trovando da quale parte farlo entrare a causa della folla, salirono sul tetto e attraverso le tegole lo calarono con il lettuccio davanti a Gesù nel mezzo della stanza. Vedendo la loro fede disse: uomo, ti sono perdonati i tuoi peccati. Gli scribi, i farisei, cominciarono a discutere dicendo: chi è costui che dice bestemmie? Chi può perdonare i peccati se non Dio soltanto? Ma Gesù, conosciuto i loro ragionamenti, rispose: perché pensate così nel vostro cuore? Che cosa è più facile, dire ti sono perdonati i tuoi peccati oppure dire alzati e cammina? Ora, perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati, dico a te, disse al paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio e torna a casa tua. Subito egli si alzò davanti a loro, prese il lettuccio su cui era disteso e andò a casa sua glorificando Dio. Tutti furono colti da stupore e davano gloria a Dio. Pieni di timore dicevano: abbiamo visto cose prodigiose. Se noi ci fermiamo un momentino sulla seconda pericope, quella riguardante il paralitico, che è molto chiara, noi notiamo che qui c'è un rapporto particolare tra l'azione di Gesù e la parola di Gesù.
È come se le due cose non potessero sopravvivere isolatamente. Gesù dice: ti sono perdonati i tuoi peccati. Chi vede come avviene il perdono? Nessuno. Il gesto, il miracolo, è la dimostrazione esterna del perdono avvenuto. Quindi io posso credere alle parole di Gesù perché c'è un fatto. Quel fatto però, se notate, non è puramente terapeutico. È anche un fatto dimostrativo. Quindi il significato di quella guarigione non è Gesù uguale medico dei sofferenti, ma il significato di quell'azione, o per l'amor del cielo, questo non viene escluso, si capisce, ma il significato profondo di questa azione è che Gesù perdona i peccati. Dunque noi abbiamo in questo testo ciò che potremmo chiamare la chiave della lettura di tutto il Vangelo. Parole di Gesù e azioni di Gesù non vanno mai separate. Potremmo dire che le parole sono un'azione e le azioni sono parole. Ogni parola di Gesù è un fatto che cambia le persone, ma ogni fatto contiene sempre un messaggio. Questo è un dato importante, perché quando noi facciamo considerazioni spirituali rischiamo di andare nell'iperuranio. Quando parliamo della vita di fede, io sento ogni tanto qualche radio cattolica quando sono in viaggio, bisogna pure occupare il tempo dopo aver pregato, e allora sento qualcosa. Qualche volta mi stufo e metto qualche concerto. Ma alle volte veramente ci sono dei problemi, sembra che chi parla viva in un altro mondo. Ecco, noi dobbiamo avere i piedi per terra, perché il Maestro stesso ci insegna: ogni considerazione spirituale che noi facciamo deve essere poggiata sul vissuto. Se non c'è questo, c'è il grosso pericolo di fare sogni e teorie spirituali. Se noi proviamo a ragionare, quanti siamo stamattina? Meno del solito. C'è da meravigliarsi? No, c'è da meravigliarsi del contrario. C'è da meravigliarsi che voi siate qui. Ma che non ci siano gli altri, non c'è niente da meravigliarsi, è normale. Perché? Ognuno di noi ha una sua sensibilità. C'è chi dice: questa difficoltà riesco ad affrontarla, e c'è chi dice: questa difficoltà non riesco ad affrontarla. E l'ultimo giudice è la singola persona, perché la singola persona percepisce le capacità che ha. È vero che qualche volta si sottovaluta o si sopravvaluta, però giudicare in questo caso e dire che noi siamo migliori di chi è rimasto a casa è un po' difficile. È un po' difficile. Possiamo semplicemente dire, stando aderendo ai fatti, che noi abbiamo una capacità di affrontare i problemi che è diversa da quella che è presente in coloro che sono rimasti a casa. Ma questo dipende da tanti fattori. Non vuol dire che noi siamo dei guerrieri e loro sono delle croci rossine. Non è così. Non è così. Noi siamo stati, io lo dico valutando il vostro comportamento, non valutando voi, che siete degli eroi. Ma non posso dire gli altri non lo sono. Perché anche chi è prudente e sa darsi dei limiti è un eroe.
perché nella società di oggi essere sbruffoni è quasi una legge. Invece no. Riconoscere il fatto che ci sono difficoltà che noi da soli non ce la facciamo superare. Riconoscere il fatto che noi non siamo intelligenti come il tizio, il caio, il sempronio, che io sono stonato come una pecora. Cosa c'è di male? Essere aderenti al reale è la nostra salvezza, il nostro equilibrio. Se noi invece cominciamo a uscire fuori dal reale, il reale vuol dire essere rispettosi di tutto ciò che è. Non solo il fatto, ma anche la delicatezza e la sensibilità di ciascuno è una realtà. Rispettare profondamente questo significa rimanere sempre lucidi, avere sempre i piedi per terra. E non esiste nessuna spiritualità cristiana che non abbia i piedi per terra. Bene. Dunque, se questo brano del paralitico ci è chiaro, perché abbiamo visto che esiste questo gioco di incastro perfetto fra parole e azioni, la parola spiega il valore dell'azione, ma l'azione è ciò che dà significato alla parola, questo gioco noi lo dovremmo applicare a tutto quanto il testo biblico. Se voi prendete, per esempio, la Costituzione dei Verbum del Concilio Vaticano II, cioè quel documento che riguarda la Bibbia, lì si dice che Dio si è rivelato attraverso gesti e parole intimamente congiunti. Dentro a questa logica, allora, noi possiamo capire che i miracoli sono segni, indicano qualche cosa d'altro di ciò che si vede. Ciò che si vede è terapia, è guarigione, è cura. Però se il discorso è che ogni azione è un messaggio, questo messaggio va cercato oltre la terapia. E noi oggi cercheremo di capire con questo criterio il brano precedente, la guarigione del leproso. Leggendo la guarigione del leproso, io penso che voi vi siate meravigliati di due cose. E se non vi siete meravigliati, vi meraviglierete adesso. Il fatto che il leproso preghi così: Signore, se vuoi, puoi purificarmi. Come se il leproso fosse un sozzone. Questa è la prima cosa che ci meraviglia, perché non riusciamo a capirla bene, come mai si parla in questi termini. E la seconda cosa viene subito dopo. Gesù tese la mano e lo toccò. Ma potevi fare a meno? La parola di Gesù sappiamo che ha questo enorme potere, abbiamo visto, dico a te, alzati e cammina, mica l'ha toccato, mica l'ha alzato. Ciò che guarisce è la sua parola. E invece qui lo toccò, chissà perché. Per capire queste piccole particolari e capire tutto il testo, noi dovremmo andare indietro nell'Antico Testamento. Prima però volevo farvi notare alcune piccole incongruenze che ci sono nel testo e che dimostra che questo testo è stato composto con almeno due tradizioni orali. Gli ordinò di non dirlo a nessuno. Cosa vuol dire? Silenzio assoluto. E immediatamente dopo si dice: vai invece a mostrarti al sacerdote e fa l'offerta per la tua purificazione, a testimonianza per loro. Deve tacere? O deve dirlo? Di queste piccole incongruenze nel testo biblico ce ne sono
a montagne, proprio perché dietro ad ogni racconto c'è questo fenomeno. L'episodio è stato tramandato da tutti i presenti, parte di essi sono diventati cristiani. E naturalmente quando Luca, facendo lo storico, chiede a tutti la versione, lui le annota e si accorge che ci sono delle incongruenze. Lui non interessa, lui le mette insieme perché dice è una testimonianza e la testimonianza va presa per quello che è, non va addomesticata. Qualcuno è rimasto colpito dal fatto che Gesù chieda sempre di non fare l'urlatore dei miracoli, e dall'altra qualcuno ricorda e dice no, ricordo che Gesù ha detto vai a mostrarti i preti, perché sono loro che ti devono, è l'USL di allora, sono loro che ti devono dare il certificato che sei di sana e robusta costituzione. Come vedete, Luca rispetta le sue fonti e mette tutte e due le testimonianze a costo di sembrare contraddittorie. Ma questo è interessante appunto per chi fa la storia del testo, di come è nato. A noi interessa invece la teologia. Dunque, siamo alla linea 40. Il lebbroso colpito da piaghe porterà vesti strappate e il capo scoperto, velato fino al labbro superiore, dunque con una sciarpa fin qua. Praticamente di lui si vedeva dal naso in su. Per il resto era tutto coperto di stracci, perché le vesti strappate, e andrà gridando impuro, impuro. Già questo ci dice perché il lebbroso dice se tu vuoi puoi purificarmi, perché il lebbroso era considerato impuro. Sarà impuro finché durerà in lui il male, è impuro, se ne starà solo. Abiterà fuori dell'accampamento. Il brano è stato redatto pensando alla situazione dell'esodo. Durante l'esodo gli ebrei vivevano in un accampamento, ma il concetto è chiaro: il lebbroso deve stare fuori dal centro urbano, è espulso dal tessuto sociale e quindi anche dal tessuto religioso. Niente in sinagoga al sabato. Ossia a Gerusalemme niente preghiera al Tempio. Dunque, impuro e solo. E tutti quanti sappiamo che cos'è la solitudine. Quando Gesù dunque guarisce questo lebbroso, la prima cosa che fa è strapparlo dalla solitudine, reinserirlo nel tessuto sociale, farlo diventare uomo un'altra volta, reinserirlo dentro al tessuto dell'assemblea orante, quindi farlo diventare credente un'altra volta.